con No Easy Way Out di Robert Tepper che vi introduco a questa nuova puntata del mio podcast che va a colmare una lacuna, ovvero finalmente parlerò di quello che è in assoluto uno dei miei 10 film preferiti, visto, credo, una trentina di volte come minimo, lo conosco a memoria e adesso c'è pure il director's cut da vedere, che non ho ancora, cosa che non ho ancora fatto. Ovviamente sto parlando di Rocky 4, il film più propagandistico degli anni 80, il film più sborone degli anni 80 e anche uno dei più amati, nonché, aggiungo io, parere personale che però so che condividono altri, uno dei più grandi musical, bene sì, io lo considero anche un musical, uno dei più grandi musical dei tempi recenti. Io sono Alessandro, questo è il Plutonia Publication Podcast, sono scrittore, podcaster, youtuber e sedicente divulgatore della cultura del fantastico e in questo caso, e non solo in questo caso, anche della cultura pop. E veniamo a Rocky 4. Rocky 4 è stata l'apoteosi della saga di Rocky Balboa, del pugile italo-americano Rocky Balboa, sicuramente non il film stilisticamente più riuscito, anzi, come ho già detto, per molti è il più trash, ma è anche quello che i fan insieme a Rocky 1 si ricordano maggiormente, proprio perché Rocky 4, nel suo essere esagerato, sovrabbondante, rappresenta in pieno l'epoca in cui è stato girato, prodotto e trasmesso, ovvero gli anni 80, perché Rocky 4 è un film del 1985, quindi anche a livello, diciamo così, simbolico va a piazzarsi proprio in mezzo a quel decennio. È il film che vede Sylvester Stallone dirigere la sua creatura, il suo personaggio più celebre insieme a Rambo, ovvero il pugile Rocky, ed è il terzo sequel del Rocky originario del 76 che era nato in altro modo e probabilmente non avrebbe mai pensato di diventare un simbolo della propaganda americana in piena guerra fredda che andava però già risolvendosi nettamente a favore degli Stati Uniti. Sebbene qualcuno lo giudichi girato negli anni centrali della guerra fredda, in realtà non è proprio così, perché in quegli anni gli Stati Uniti, gli analisti di tutto il mondo già percepivano una brusca crisi e forse già inarrestabile di quella che era l'Unione Sovietica, che tuttavia ci veniva presentata ancora, soprattutto attraverso i media, attraverso i film, attraverso la letteratura, come il grande nemico che faceva paura all'Occidente. E vabbè, non vi starò a raccontare la trama di Rocky 4, sarebbe veramente come raccontare, come scoprire l'acqua calda, è una delle cose più note, credo, anche a chi non è nato, non ha vissuto quegli anni. In sostanza è la sfida tra Rocky Balboa, pugile americano, e il pugile sovietico Ivan Drago, sfida che avviene a Mosca nel giorno di Natale per vendicare Apollo Creed, che è stato sconfitto e ucciso in uno scontro amichevole, apparentemente amichevole, tra Apollo stesso e Ivan Drago, organizzato a Las Vegas. Scontro introdotto questo tra Apollo e Drago in modo memorabile, tra balli, esibizioni e la canzone Living in America di James Brown, una delle apparizioni migliori per introdurre uno scontro simulato, ovvero uno scontro cinematografico di pugilato e non solo. E quindi tutti ricordiamo quello che è avvenuto, gli allenamenti di Rocky in Russia. Ricordiamo il pubblico che inizia, il pubblico sovietico russo che inizialmente lo odia, che poi comincia a fare il tifo per lui, ricordiamo soprattutto lo stucchevole e al contempo memorabile discorso di fine incontro quando Rocky ha la meglio su Drago dopo un combattimento quasi all'ultimo sangue. E questo è quanto, questo è il film che simboleggia, secondo me, più di altri altrettanto importanti, un'epoca, un decennio,
un momento storico anche, e non parlo solo di cinema, un momento storico a 360 gradi. Quindi, visto che non posso parlare molto della trama perché andrei a dire delle banalità, veniamo un po' invece a delle curiosità dietro le quinte che magari non tutti conoscono su Rocky 4. Innanzitutto iniziamo col dire che è il film più breve della saga. Ebbene sì, anche se magari nella vostra memoria vi ricordate un filmone lungo, è il più breve a quantomeno i primi quattro Rocky. Infatti dura solo 94 minuti, se non sbaglio. Ed è molto, molto compresso in tutti i suoi avvenimenti. C'è poco spazio, peraltro, se non per tutta la narrazione della sfida che porterà i campioni delle due superpotenze ad affrontarsi sul ring. Tuttavia, come oramai è noto da qualche tempo, da qualche mese, è stata recentemente prodotta, anzi è stata riarrangiata, sistemata e diffusa, distribuita la Director's Cut che celebra il 35esimo anniversario del film. È stata annunciata e voluta fortemente da Stallone stesso con un nuovo montaggio con 40 minuti di materiale inedito sullo scontro, soprattutto tra Rocky e Drago, su tutto ciò che lo precede. La Director's Cut è stata proiettata per un solo giorno nei cinema statunitensi l'11 novembre 2021. E poi è stata distribuita sui principali store digitali. Adesso non so se sia disponibile già in italiano, credo di no. Poi dipende da quando state ascoltando questa puntata del mio podcast. Il film è stato il più proficuo della serie, con un casso globale di 127, quasi 128 milioni di dollari, seguito dal capitolo precedente, il terzo, con 125, mentre globalmente in tutto il mondo ha guadagnato 300 milioni di dollari e fino all'anno 2009 è stato il film sportivo più proficuo di sempre, poi è stato superato da The Blind Side. Ovviamente, il film ha avuto pochissimi incassi e botteghini in tutto il blocco dell'Europa orientale, blocco socialista, sovietico. In Russia è stato distribuito solo nei primi anni 90 e comunque è sempre stato tacciato di essere un film di ispirazione palesemente reaganiana, cosa che poi è tutto vera. In Italia, nel nostro paese, il film è stato il secondo per incassi nella stagione 85-86, dietro, guarda caso, a un altro film di Stallone, con Stallone, Rambo 2, La Vendetta. Quindi grandissimo anno anche in Italia per un figlio comunque dell'Italia come Sylvester Stallone. Ci sono diversi episodi che si tramandano sapete, le famose rubriche 10 cose che forse non sapete su tal film, tale pellicola, ecco. Su Rocky ce ne sono alcune davvero curiose. Innanzitutto, tutte le scene dell'allenamento russo di Rocky non sono state ovviamente ambientate in Russia. In quegli anni sarebbe stato impossibile anche pensare una cosa del genere. Sono state girate quindi nel Wyoming, in una fattoria di Jackson Hole, mentre la maggior parte delle riprese esterne sono state girate nel Grand Teton National Park. E l'incontro tra Rocky e Ivan Drago invece è stato girato all'Agrodome di Vancouver in Canada e non certamente a Mosca. E questa già è una curiosità, anche se credo che nessuno abbia pensato che quelle scene fossero state girate davvero in Russia, o meglio, nell'allora Unione Sovietica. Poi c'è da citare la possanza fisica di Dolph Lundgren, Ivan Drago, che era stato scelto appunto per interpretare questo colosso, questo campione quasi bionico russo, basandosi inizialmente sulla sua prestanza fisica, sulla sua mole imponente. Ma c'è da dire che il buon Dolph Lundgren all'inizio fece sul serio e, per esempio, dopo aver filmato le prime sequenze con Rocky lo riempì talmente tanto di mazzate alle costole che Sylvester Stallone ebbe difficoltà a respirare e dovette subire delle cure al pronto soccorso,
perché la sua pressione sanguigna era salita a 200 per i colpi subiti al torace e al petto. E la cosa non si risolse rapidamente perché fu necessario addirittura metterlo in terapia intensiva per una settimana. Finita, rientrata l'emergenza, venne dichiarata alla stampa che Landgren aveva effettivamente rifilato un pugno così forte al petto di Stallone che lo sterno aveva subito un danno, aveva cominciato a gonfiarsi, tagliando così l'afflusso del sangue e limitando il flusso di ossigeno nel resto del corpo. Questo però valse tutto sommato i complimenti di Stallone, che era molto sportivo nell'ammettere che una bestia come Dolph Lundgren di quegli anni poteva, a parere di Stallone, avere le capacità atletiche e il talento pugilistico per combattere davvero a livello professionista. E qui aggiungo un'altra curiosità, che durante tutta la guerra fredda i pugili sovietici non erano invece autorizzati a misurarsi a livello professionistico e potevano partecipare soltanto ai giochi olimpici, cosa che effettivamente viene sottolineata anche nel film. Infatti gli scontri con Apollo sono, lo scontro con Apollo è di natura, diciamo così, amichevole, è una performance che finisce, devo dire, molto, molto male. Il piccolo, modesto Dolph Lundgren fece il bis proprio durante le riprese dello scontro con Apollo, che era interpretato da Carl Weathers. Lo scagliò così forte all'angolo del ring, sequenza che potete vedere nel montaggio finale del film, che gli fece talmente male che Withers, oltre a insultarlo mentre se ne andava dal set, era stradeciso a chiamare il suo agente per abbandonare le riprese del film. Solo l'intervento di Stallone permise ai due attori di riconciliarsi, ma ci vogliono ben 4 giorni. Per convincere Withers a calarsi di nuovo nella parte di Apollo e a prendere nuove sane mazzate con Lundgren, che accettò però di diminuire l'aggressività del suo personaggio. Aggiungo che all'epoca delle riprese, Dolph Lundgren pesava 115 kg per ben 196 cm di altezza, non quello che si definirebbe un fuscello. E lo si vede anche nel film, la differenza viene mostrata e sottolineata la dimostranza tra il fisico di Lundgren e quello di Stallone, mentre appare un po' meno marcata quella tra lui e Apollo. Un'altra curiosità è il cognome scelto per il russo, che fu una tipica un po' americanata, perché gli americani conoscono e se vogliono si informano anche poco di quello che succede oltre i confini della East Coast e della West Coast. Infatti scelsero il nome Drago, che risulta molto diffuso in Europa, anche in Italia, anche nel sud della Francia è molto diffuso, ma non esiste assolutamente in Russia. Quindi fu scelto un nome che probabilmente nessun, cognome che probabilmente nessuno ha mai portato o porta tuttora in Russia. La scelta di rendere Ivan Drago un avversario molto stoico, intimidatorio ma freddo fu a quanto pare di Lundgren stesso, che non è un'idea accettata da Stallone perché entrambi non volevano che avesse l'ennesimo avversario, diciamo molto, molto provocatorio, molto brioso e aggressivo anche a livello verbale, come era stato per i precedenti avversari di Rocky, ovvero Apollo Creed e Clubber Lang, il mitico Mr. T. Quindi qui abbiamo un avversario che fa paura perché non parla, è una specie di robot in formato armadio e quelle poche parole che dice risultano essere intimidatorie senza nessuna particolare enfasi facciale o verbale. E in effetti Ivan Drago viene ricordato come uno dei cattivi più riusciti della storia del cinema e sicuramente del cinema sportivo, dei film sportivi. Ivan Drago
Altra cosa che forse non sapete, e questo si vede nella conferenza stampa che precede l'incontro con Creed, indossa un uniforme dell'esercito sovietico dove porta le mostrine del capitano e la medaglia di eroe dell'Unione Sovietica, che era la medaglia riconoscimento più alto, più importante assegnata dal governo del Cremlino all'epoca. Che altro potrei dirvi? Potrei dirvi che il film, a dispetto di quanto possa sembrare, è uno dei pochi film di pugilato che applica degli autentici effetti sonori provenienti da pugni reali. Erano pugni registrati da incontri veri e remixati, diciamo così, montati, ecco, montati sotto la consulenza di veri pugili o allenatori di pugili. E ciò rende il tutto particolarmente realistico. E, che altro? Si è già parlato delle grandi colonne sonore che lo rendono probabilmente uno dei musical, ripeto, secondo me è un musical più riusciti, più azzeccati della storia del cinema. Mi allargo, lo dico senza problemi. Ci sono delle canzoni memorabili come Burning Heart, dei Survivor, Earth on Fire, Eye of the Tiger, che era inclusa anche già presente in Rocky 3, Living in America, del già citato James Brown, No Easy Way Out, di Robert Tapper, con cui ho introdotto la puntata di oggi. E ancora tutto il montaggio dell'allenamento che ha anch'essa tutta una colonna sonora che rientra, questo ve lo dico a titolo di aneddoto personale, in molte delle mie sessioni di camminate, trekking o quello che è. Insomma, parliamo di un film che è diventato un'icona, è diventato iconico, pur essendo, lo ammettiamo tranquillamente, piuttosto trash. Come dimenticare la scena forse più trash, quella del Gorbaciov presente nello scontro nel match tra Rocky e Drago, l'attore, chiaramente l'attore americano David Lloyd Austin, che ha interpretato, questa è una curiosità, altre volte Gorbaciov, per esempio in Una pallottola spuntata, film dell'88. E altra curiosità ancora, che nessuno degli attori presenti nel film è russo. Lundgren è svedese, Brigitte Nielsen è danese e quasi tutti gli altri sono americani, più qualche comparsa sudamericana. E questo è quanto. Ho cercato di riassumermi in 20 minuti quella che è l'epicità di un film che sicuramente non aveva bisogno di presentazioni per così dire, di carattere sulla trama o recensioni serie, quindi ho cercato di analizzare quelli che sono degli aneddoti in attesa di vedere la Director's Cut, perché anche se secondo me toglierà molto al film, il cui montaggio vecchio, montaggio originale, a mio parere è perfetto, però ovviamente un grande fan di Rocky e in particolar modo di Rocky 4 come me non può fare a meno di beccarsi anche questa chicca che tutto sommato ci aspettavamo un po' tutti. Non era necessaria, diciamoci la verità, ma ci aspettavamo, insomma, è stato un regalo e noi lo accettiamo con piacere. Io vi saluto, vi rimando alla prossima puntata e se l'avete apprezzata. Se avete apprezzato questa puntata su Rocky 4, lasciatemi un like su Spotify o su Spreaker e soprattutto diffondete la parola, anzi diffondete la puntata. Vi saluto con Survivor Burning Heart.